siamo all'interno della NAI e quindi io partirei dal nostro sito, siccome è un sito rinnovato più recente, così ci muoviamo all'interno e con l'occasione per farlo vedere, ecco, e al tempo stesso posso farvi vedere un pochino questo sistema di archimitica che negli ultimi anni è stato un pochino la colonna portante dell'attività della NAI in Toscana. Noi abbiamo deciso di iniziare a fare queste iniziative diversi anni fa, ormai sono più di 10 come visite, e su iniziativa di Francesca Kleine, che era allora presidente e che ebbe appunto l'idea di portare gli archivisti e le persone interessate direttamente negli archivi invece di fare conferenze sugli archivi, quindi portare a vedere i pezzi. Tutto questo allora era sembrato abbastanza curioso perché ancora non si ritenevano gli archivi come oggetti abbastanza validi da ispirare un'attenzione da parte di un pubblico anche vario, perché agli incontri che noi abbiamo cominciato a promuovere partecipavano sia colleghi archivisti che studenti magari delle scuole di archivistica dell'università, però anche insegnanti oppure spesso studenti o studiosi di materie affini all'archivio che andavamo a visitare, perché uno dei punti di forza delle nostre visite è stato quello di dare una varietà molto che toccasse veramente moltissimi ambiti diciamo, collegamento all'interno degli archivi. E questo infatti ora lo vedremo. Intanto per il sito devo dire che dobbiamo ringraziare Iperborea che ci ha messo sul sito gratuitamente e quindi insomma in questo caso è stato una sponsorizzazione diciamo in natura perché ci ha dato i suoi esperti. Il sito poi è aggiornato da colleghi del direttivo che mi fa piacere citare perché naturalmente praticamente e sono stati fino adesso principalmente Lorenzo Valgimogli e invece con il nuovo direttivo Lorenzo continua a collaborare, però è soprattutto Tommaso Grammini che sta molto dietro e tra l'altro anche con una certa attenzione e tempestività di recente abbiamo messo il link con il MAB e poi c'è il link anche con Archiviando e con il sito dell'IBAC e quindi insomma cerchiamo di essere anche da questo punto di vista. Le visite vengono segnalate in uno spazio apposito e comunque dalla tendina che riguarda Archimeeting si vede un po' in che cosa consista questo sistema. Ora alcuni già lo conosceranno, però per chi non lo conosce ne ripercorro rapidamente le tappe. Allora si tratta inizialmente di scegliere quelli che possano essere gli archivi che hanno un particolare interesse e che magari meglio se non con troppa facilità, perché altrimenti non ci sarebbe lo scopo di indicarle come visite a archivi nascosti o poco conosciuti, però che insomma alla fine concedano che un certo numero di persone visiti questo archivio. Una volta deciso è la NAI stessa o uno dei membri della NAI che si incarica di seguire e soprattutto di far stendere dei piccoli testi agli stessi proprietari o curatori degli archivi. Naturalmente in genere sono i curatori degli archivi, però in qualche caso per certi archivi di famiglia o di persona il proprietario ha avuto piacere di scrivere qualcosa che noi mettiamo, diffondiamo a livello semplicemente pubblicitario. Dopodiché viene organizzato
E quello che è importante è che la visita viene diffusa anche su siti tipo, non so, le reti bibliotecarie toscane, che quindi diciamo esulano dall'ambito strettamente archivistico, però è necessario prenotarsi. Questo vedo che è molto gradito, perché i proprietari di questi archivi molto spesso sono un po' esitanti a far effettuare la visita, anche perché diciamolo pure, non tutti gli archivi che noi visitiamo sono ancora notificati. E allora a questo punto nasce questo rapporto con la sovrintendenza, che è ovviamente ottimale, e per la sovrintendenza in genere ci ha seguito sia prima Elisabetta Inzabato, sia adesso Emilio Capannelli, ma anche la dottoressa Todros del Fiore o altre, a seconda delle caratteristiche degli archivi. Questo perché? Perché noi cerchiamo, se non c'è una ostilità di principio, di spingere il proprietario dell'archivio a notificarlo. E quindi diciamo questa visita è informale, in cui se partecipa qualcuno della sovrintendenza, partecipa a titolo così personale, molto spesso ha permesso di iniziare quelle che erano le pratiche poi per la notifica. Dopodiché la visita avviene, e già durante la visita spesso cerchiamo di prendere contatti, avevamo anche anticipato ovviamente, per la pubblicazione dei quaderni di Archimeeting, che ormai sono arrivati al numero 29, che è ora in corso di stampa, e diciamo le cui peculiarità sono due. La prima è, e anche questa la dobbiamo a Francesca Klein, che fin dall'inizio abbiamo cercato, non sempre la cosa è stata poi possibile applicarla, di seguire quelli che sono gli standard internazionali, soprattutto dell'ISAR, nella struttura del quaderno, cioè quindi contestualizzando in primo luogo e dando la storia di quello che è l'organismo produttore, e poi via via nei vari passi scendendo nei particolari, come mi insegnate. Siccome però questi quaderni vengono in genere affidati a chi ha curato l'archivio, e chi ha curato l'archivio molto spesso è un bravo archivista, però diciamo pure non sempre viene dal mondo archivistico, allora in alcuni casi è stato necessario orientarli, e dico la verità, molti quaderni abbiamo dovuto rimetterci le mani collegialmente, cioè per cercare di non far dare magari troppe informazioni esclusivamente su quelle che erano le caratteristiche biografiche, e non dire niente dei fondi che erano conservati, o viceversa. In alcuni quaderni è stata descritta amplissimamente la biblioteca, e dopodiché anche magari se era una biblioteca d'autore, dopodiché in poche righe si è liquidato l'archivio. I primi anni è stato possibile realizzare queste guidine di Archimeeting con il contributo di vari enti, principalmente l'ente Cassa del Risparmio, la quale però negli ultimi anni ha assolutamente chiuso i cordoni della borsa e quindi non ci ha più aiutato. Dopodiché abbiamo avuto anche contributi dello SDIAF, ma proprio negli ultimi due anni lo SDIAF è la rete diciamo documentaria dell'area provinciale fiorentina. Negli ultimi anni anche in questo caso il contributo è venuto meno, e quindi gli ultimi quaderni sono stati finanziati o dalla NAI al 50%, o in alcuni casi ma rari tutti a carico della NAI, in altri casi tutti a carico del soggetto diciamo produttore e proprietario dell'archivio, che ha messo a disposizione direttamente il necessario per la pubblicazione. La collana viene eseguita. Questi quaderni, cioè un prezzo assolutamente simbolico, sono 2 euro. E quindi sono quaderni. No, non si ritorna nei costi di stampa. No, non si ritorna nei costi di stampa. Noi infatti li finanziamo attraverso il fondo della didattica. Quelli che questo 50% viene finanziato attraverso la didattica. Però piacciono molto, e nonostante che siano in linea, sono in linea sia nel nostro sito sia nel sito della Polistampa. Questo per un accordo, perché abbiamo anche un buon
diciamo, con polistampa, e che è stato mantenuto fra l'altro negli anni, non è stato più aumentato. No, ma d'accordo, perché lo firmò Francesco, quindi ecco, io cerco di non toccare niente di, non voglio il proprietario se non la distanza. Prezzi del secolo scorso. E dunque, come vedete, i quaderni adesso qui sono gli ultimi, però si può andare indietro e ecco, si può cominciare qui dall'inizio. I primi quaderni, i primi archivi che abbiamo visitato sono, diciamo, pure quelli che erano sotto casa, quindi l'archivio Monsanti per Monsanti del gabinetto BSE, adesso non mostro di nuovo tutte le copertine, sono, ecco, si presentano comunque di assolutamente di facile lettura. Qui avevamo anche un'introduzione in questo caso, proprio perché era il primo, e invece, ecco, abitualmente si entra direttamente in merito al testo. E ecco, nonostante però questi quaderni sono in linea, adesso sono anche nella storia di Firenze, quindi sono facilmente accessibili, vedo che piace molto collezionarli. Ha preso un po' gusto questa cosa, perché ci scrivono, a me mi manca. Sì, e quindi si vede che uno dice batte lo stampi, cioè online, e invece no. Sì, soprattutto bibliotecari. Allora bisognerebbe, sì, adesso qui ci sono delle, vabbè, queste sono le immagini dei Bonsanti, poi però ritorniamo, ecco, a quelli che sono gli altri quaderni, così si vedono in sequenza. Allora, già leggendo i titoli potete vedere che la varietà è notevole, dall'archivio Vescovale di Albizzi, in quel periodo ci aveva lavorato tra l'altro anche Raffaella De Grammatica, quindi i primi sono nati proprio così, su in quanti legati all'interesse personale, poi il capitolo metropolitano fiorentino, poi alcuni archivi comunali, perché soprattutto nelle comuni della Rosa intorno a Firenze archivisticamente ci sono delle situazioni un pochino particolari, che ad esempio l'archivio di Sesto si interseca in modo terribile per gli studiosi con quello di Fiesole, no? Per cui è molto facile che uno vada a Sesto e si rassegni. Vada a Fiesole, vai a Fiesole, ecco. Ti dicono guarda a Sesto. Sì, mentre invece in realtà, appunto, per quella che è la loro storia, hanno avuto queste vicende. Poi diversi sono stati gli archivi dell'aristocrazia, quelli visitabili, qui uno dei, diciamo, dei meglio conservati, anche accessibili, è l'archivio Cucci. Poi ci sono archivi particolari come quello dell'Accademia degli Immobili, ecco, che non è altro che l'archivio teatrale del teatro della Pergola, e anche questo è un archivio che è stato riordinato di recente, qui ne vediamo alcune immagini, e conserva, sì, questo è il simbolo proprio dell'Accademia, l'Accademia degli Immobili, lo stemma, notizie dell'Accademia, poi naturalmente vari manoscritti. E questi archivi, essendo archivi che non sono stati depositati, ma sono stati tenuti presso i soggetti produttori, molto spesso hanno materiali di vario genere, anche se non assurgono a un livello museale, perché questo è abbastanza difficile, però comunque hanno queste documentazioni che non sono proprio esattamente le carte classiche d'archivio. Abbiamo affrontato anche archivi molto più moderni, cioè l'archivio della CGIL, anche questo è stato un archivio che è stato riordinato di recente, questo era già notificato, ma in genere uno penserebbe di trovare certe cose anche più recenti, mentre invece per esempio sono confluiti, ecco, nell'archivio della CGIL quelle che era l'archivio dell'esito
sono tutte le tessere e documentazioni varie di grande interesse, soprattutto quelle relative agli artisti. Ferrovieri. Dopodiché continuiamo a andare avanti. L'archivio del capitolo di San Lorenzo, anche questo è uno dei più antichi di Firenze. Dopodiché, ecco, una delle caratteristiche è di cambiare colore ogni serie di 8. Come va avanti questo sistema? Finita la serie, in genere facciamo una presentazione a livello un pochino più alto, anche se a volte ci sono state delle piccole presentazioni organizzate dagli stessi proprietari degli archivi, questo a livello un pochino più così locale, e invece magari una volta appunto ogni un certo numero di anni, purtroppo negli ultimi anni si è allungato, facciamo una presentazione con qualche personaggio un po' più di spicco, storici, oppure anche con gli intervalli musicali, come è stato fatto l'ultima volta quando fra gli altri è venuto Franco Cardini, con naturalmente Diana Tuccafondi, un paio di storici dell'arte, e poi c'era anche un gruppo musicale. Scorriamo ancora i quaderni, ecco, alcuni quaderni sono stati fatti in doppia lingua, in particolare quello del British Institute, ovviamente, e quello di Arcetri. Arcetri ha voluto, l'ha fatta proprio spesso in inglese, fra l'altro citando prima il nome di Ametti, ecco, nell'archivio di Arcetri, molto subito in mente, ci sono molte Ametti e dei colleghi del periodo. Non mancano quelli che sono, qui abbiamo ancora archivi comunali, però ecco, gli archivi delle comunità religiose. È stato possibile fare i quaderni di archimeeting della comunità ebraica e della valdese, però abbiamo fatto anche altre visite. Di non tutti però è stato possibile fare il quaderno. A volte non è solo una questione economica, ci sono delle difficoltà per stendere il testo, e devo dire che negli ultimi anni abbiamo avuto un po' di difficoltà maggiore. Sembra che ci sia una certa difficoltà proprio a unire un testo che tecnicamente e storicamente non abbia possibilità di essere rilevato con una struttura anche narrativa, cioè discorsiva stilisticamente, perché questi quaderni fin dall'inizio hanno avuto la caratteristica che pure cercando di rispettare la struttura delle norme internazionali, però il linguaggio doveva essere semplice, non delle schede con degli accanto, ecco. Infatti, ad esempio, a cappello di ogni quaderno viene chiesto di inserire una piccola una frase o poche righe, queste su Fiesole per esempio erano particolarmente poetiche, e come si vede Fiesole adagiata sulle colline è una delle città più antiche della Toscana, cioè questo può sembrare per noi anche un pochino troppo poetico, però dico la verità è abbastanza incoraggiante. Poi dopo devono essere dei tipi, esattamente. Quindi si tratta di un obiettivo di alta divulgazione. Sì. Sì, esattamente. E per far capire come ecco, anche questi archivi così disseminati sul territorio, come ci sono in Toscana, ma in Italia in genere, perché appunto non abbiamo gli archivi departamentali che in modo concentrano un po' di più questa varietà anche di struttura, e allora è necessario anche far capire non soltanto spesso che cos'è un archivio, ma anche che cos'è questo strano istituto, per esempio appunto l'Accademia degli Immobili, nessuno la identificava con il Teatro della Pergola dove vanno tutte le signore la domenica sera, ecco, quindi andava illustrato. Poi naturalmente ci sono ancora archivi gentilizi, l'archivio Guicciardini, l'archivio di Santa Maria del Fiore. Ecco, di particolare interesse, dimmi quando mancano un po' di
Di particolare interesse direi sono stati ecco gli archivi di difesa. Tra l'altro questo del Richard Ginori, che come sappiamo ha una, questo, proprio in questo periodo, una vicenda abbastanza dura e triste, credo che tutto sommato, nonostante vi abbiano operato delle persone grandissime come archivisti, non è conosciuto. Mi è capitato nelle ultime settimane due studiosi stranieri sono venuti alla dottoressa facendo studi su, si vede adesso è di moda, su pittori di porcellane, francesi in un caso, inglesi nell'altro, che potessero aver lasciato la loro firma al gabinetto di sé come frequentatori. A quel punto io ho fatto presente che esisteva questo archivio Richard Ginori e non ne sapevano assolutamente niente, pur essendo storici dell'arte nell'ambito specialistico. Mi sono meravigliata veramente, quindi probabilmente a livello internazionale non si riesce a far capire meglio e conoscere il nostro patrimonio. E rimane lì, fra l'altro i pezzi anche museali della Richard Ginori, basta pensare a tutti i disegni che ha fatto Gio Ponti. E ci sono tutti questi serviti, insomma, bellissimi. Anche al di là della vicenda che abbiamo si risolta industriale, non proprio semplicemente come museo, la pena che si conoscesse di più. Altri archivi, già abbiamo parlato di Arcetri, l'Accademia della Crusca, anche questo è un archivio molto curioso perché ha tutte queste documentazioni a partire dalle pale, una via di mezzo, le pale dei cruscanti, ogni cruscante aveva la sua pala, che era una pala per fare, per, adesso ve la faccio vedere, per dare in testa ai colleghi. No, le pale erano le pale per la farina, e però ognuno aveva la sua con un suo motto, eccola qua, questa qui è quella, adesso questa non è molto fuoco, la pala di Bastiano Antinori con il motto, adesso non so se ne abbiamo altro, questo è fuoco. Comunque ecco, sono degli oggetti di legno, ecco, sono tutti attaccati qua. Fidano della messa a fuoco. Allora, guardiamo le ultime. Intanto posso anticipare che accanto a questi quaderni con Francesca abbiamo anche organizzato quelli che sono gli incontri della Key Meeting, dato a volte anche delle pubblicazioni che erano questa volta degli incontri di tipo più professionale e legati a argomenti molto, molto contingenti, per esempio ricordo quello già diversi anni fa, ma che si intitolava il libro di Stefano Vitali, il telefonino è un archivio, non so se te lo ricordo, tutto interrogativo, sì. Ecco, fra gli ultimi, quello della Piaggio per rimanere nell'ambito industriale, quello delle case popolari di Firenze che voglio dire tutti i disegni e i classici dell'isolotto in pratica, quindi è tutto un quartiere, poi ancora archivi privati, Sonnino, questo che quaderno che ha questo titolo Fondi Archivistici dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, tra l'altro vedo in sala Pamela Giorgi, che non richiama magari immediatamente al reale contenuto, era quella sorta di museo dell'educazione che doveva essere fatto nel periodo fascista e che raccolse tutti i quaderni e i disegni, secondo proprio un disegno assai strutturato in tutta Italia. E quindi lì ci oltre a raccolto anche di alcuni fondi di educatori. E quindi c'è veramente una massa enorme di materiali documentari su quella che è la l'istruzione elementare in Italia attraverso molti decenni, perché poi continuano. Sì, a Firenze, sì. E questo anche fra l'altro questa bella sala di Michelucci, che compariva anche prima e che sarebbe stata la sala di lettura fatta da Michelucci
il palazzo veniva usato ed è usato anche ad altri fini. Ora su questo magari la camera potrebbe essere insomma, più esauriente, magari in altre occasioni per poco tempo, però insomma, si spera che le cose in qualche modo trovino una soluzione. Ancora tra gli ultimi, ecco la chiesa valdese, già l'avevo detto, la fondazione Turati, ce ne sono molte di queste fondazioni, lo storico diocesano di Lucca, questo in realtà è un archivio abbastanza conosciuto, però non ci siamo, anche perché tra l'altro è entrato nel patrimonio dell'umanità, e ci siamo soffermati su alcuni aspetti che non sono conosciuti, perché tutti sanno il numero esorbitante di pergamene che ci sono a Lucca, però non si sa che per esempio ci sono nel sottotesto ancora migliaia di padroni da ordinare che aspettano soluzioni idonee. Altri istituti, ecco, mi volevo soffermare un momento sull'archivio della Biblioteca Nazionale perché effettivamente abbiamo voluto pubblicare il quaderno anche se con qualche piccola difficoltà, perché è uno dei pochi archivi di una biblioteca che è stato possibile riordinare ed è uscito anche durante una studentessa seguita da Romiti anche l'inventario, perché in genere gli archivi delle biblioteche non sono riordinati, non sono nemmeno consultati. La cosa nacque proprio su un'iniziativa un po' della NAI, anche mia personale, perché come gabinetto di Essé, il nipote di Giovan Pietro di Essé ha venduto un numero ingente di lettere alla Biblioteca Nazionale, io andai a ricercarne il percorso e non era possibile accedere all'archivio per sapere la vendita del 1887. Noi avevamo delle documentazioni, però naturalmente volevo ritirare perché non era giusto. Questo però è avvenuto tipo una decina di anni fa, negli anni successivi è stato riordinato e ora vediamo, ecco, che c'è un opuscolo, sì, era anche più uno, sono opuscoli molto piccoli, però danno le informazioni essenziali, soprattutto danno anche un indirizzo, un numero di telefono, un'email, in maniera che chi è interessato a quell'archivio può prendere un contatto più esauriente per avere le informazioni, insomma, che sul sito deve andare. C'è tutto, c'è il testo e c'è il questo di studi storici postali, anche questo è un archivio che è una cosa veramente strana e speriamo che continui a sopravvivere perché se la passano molto malissimo. È sotto accanto all'archivio di Stato di Franco, che io spero magari riesca ad accorparlo poi domani, e è un piccolo archivio, ma acquisito per l'iniziativa di una persona che è una sorta di collezionista della storia postale, ha acquisito dei fondi relativi alla posta, per esempio questo della posta militare italiana della prima guerra mondiale, che chiaramente non doveva essere lì e che è stato acquistato da questo signore pochi anni fa, io non ho capito bene nemmeno come. Però era destinato a e questo che si diceva, no? E su questo c'è una grande passione però per questo sito da parte dei filatelici, i quali sono molto competenti e mi hanno raccontato tanti aneddoti sulla posta, fra i quali anche aneddoti che sul gabinetto del segreto io non sapevo, che quando c'erano le scritte sotto fascia, quando dicevano che lo sotto fascia fosse inviato semplicemente come stampato, perché dice l'archeologia che era invio sotto fascia così, mentre in realtà significava che c'era un messaggio segreto che era nascosto dentro la fascia e che in questi casi poteva essere magari un pochino compromettente per la censura in quegli anni là, ma che in altre occasioni sono messaggi molto più tanti che sotto fascia si indicavano. No.
assolutamente, ti posso assicurare, ci hanno letto degli esempi che insomma esattamente sì. E adesso è in al termine della stampa l'Istituto Gramsci e quindi insomma speriamo di concludere presto. Quello che volevo dire ecco, è che naturalmente io ringrazio tutto il gruppo ANAI dell'attività che ha svolto anche per questi quaderni e comunque incoraggio anche chi è in sala a collaborare anche sì, con l'ANAI anche per queste iniziative anche se apparentemente non fruttano, però in realtà fruttano io credo sia a livello di associazione e sia a livello anche di personale perché permettono delle conoscenze, insomma alcune persone hanno trovato poi anche dei incarichi grazie ai contatti avuti attraverso queste visite archimediche e quindi perché appunto c'era da riordinare dei fondi a quindi anche per i professionisti che molto spesso a noi dicono lo capiamo benissimo non ho tempo di venire e perché come faccio io insomma sono pagata ore giustamente perché noi che abbiamo magari il nostro stipendio a tempo indeterminato più facilmente pensiamo legittimamente di poter mettere a disposizione magari qualche ora nel pomeriggio non lavoro e quindi faccio questa attività per l'ANAI però in realtà ci sono state delle ricadute sì.